corso 10 del memoriale Salvatore Fanzelletti, il fuori calcio sulla destra, affronta San Paolo Stienza. C'è contro lo Spess, iniziano ragazzi di rosso blu. Scusi, perché siamo tante la donna santa, Federici, per due. Piano piano dovremo snocciolare le formazioni delle due squadre, si continua a giocare, si addormenta qui Federici, voleva il fallo, ma allora, sicuramente continuare a giocare, intanto quindi subito prima occasione per il Grifone che vuole approfittare, va tu per tu con il portiere, subito gol del Grifone, ma qui colpevole Federici, ma io il vantaggio si va Lorenzo Rammieri, numero 7 del Grifone, 1-0 all'avvio, passi in avanti, ha allargato un po' le maglie del San Paolo che riesce però a recuperare, si continua a giocare intanto. Ancora Ramieri, taglia il campo, Toppi si sovrappone, ancora Ramieri, va da vuoto un paio, rientra sul bacino, pensa alla conclusione, la schiacciata sul primo palo, ancora Ramieri, la tiene, forse tocco di mano, Ramieri girata, super chiusura qui davanti di Lauro che gli nega la doppietta e tira il gallo ai suoi. Lancio morbido qui, spizzata e buona la strada, arriva comunque il tocco buono per Ramieri che ci pensa, conta ribalzo, altro suggerimento sempre per la corsa del numero 9 Giulio Romanini che spera un bel destro, un tentativo di Lauro che smanaccia alto, ancora il calcio, quindi sempre Pagliotti, slalom speciale per Luca, si deve fermare, fa doppiato, si guarda intorno, si muove Barchesi, Pagliotti lo ignora, deve allargare il pallone, lo fa ancora bene per Toppi, ora un po' di spazio per il due, si allarga sempre Ramieri. Servito ora, numero 7, bello il dribbling a mandare fuori giri l'avversario, poi bello il lancio d'esterno, assist spettacolare per la corrente. Cristian Barchesi che ringrazia il compagno, scarica rete, il gol che vale il 2-0 allo scadere del primo tempo. Bene l'impegno, durante, dai! Gira da Trachini. Ancora lancio al centro, buona questa volta per Bartocci che si appoggia dentro, ancora da Brachini, bello il destro d'incontro, convincente, poi di metri largo, sempre Federici, l'unico munito del match, perde troppi tempi di gioco, qui recupera alto il pallone del Grifone, ancora prova l'involata con Romanini che va sul fondo, ancora il numero 9, assist pregevole ancora, altruista, molto qui Romanini, ovviamente ancora li vedi di Barchiesi, grazie al compagno. Doppietta personale per il numero 11 del Grifone, 3-0 per loro. Che è buono. Capito? Con tre punti davanti, tante giocate, spalla la porta, tanti valori offerti ai compagni. Soprattutto l'ultimo, ha trovato Tiberi, anzi, Gacchieri pronto. Torna la rete, altro gol che arriva. Fuori del Grifone, mette la calcio d'angolo, arriva la zuccata. Si addormenta qui la difesa del San Paolo Stienza, 4-0 Grifone. Punto Pagliotti, sono posto Giovagnoli, subito in rete, numero 16. Colpo di testa però troppo facile, concesso, gioca il Grifone da parte del San Paolo Stienza. Ancora il Grifone, prova a spingere, ancora si va al centro, ecco, un po' di spazio. Non è il suggerimento, assist sporto. Romanini si perde lì il pallone, poi con un avvitamento riesce a spedire in rete. Il pallone che vale 5-0. Segno Giulio Romanini, numero 9 del Grifone, altro gol per loro, 2 numeri 1. Cargiulo si va al centro direzione Durante, ancora per Balena e l'espinto al numero 10 senza fallo, quindi Grifone alto il lancio, buono sempre per Barchiesi, cerca Romanini al centro, ancora Barchiesi va dietro in porta, si stende bene di Lauro che la trattiene con la posa plastica che praticamente non ha mai permesso a San Paolo di arrivare alla propria area di rigore. Tanto taglia fuori un paio di avversari qui a Coroni che serve sempre per Rietti. Da quel lato, rientra sul mancino, pensa alla conclusione, arriva ora potente, deviazione favorisce ancora il mancino. Dopo di Coroni arriva il gol del 6-0, dopo il tiro del numero 20 Alex Tiberi, appunto l'impallo che ha favorito Nicola Saccoroni che scarica il gol che vale il 6-0 al 22esimo del secondo tempo. Calcio comunque sicuramente meritato questa vittoria. O prosegue l'azione di San Paolo, taglia il campo, si addormenta un po' le prese di fuori, palla rimane lì ancora, intervento rischioso
forse anche pallone preso la direzione del Grifone, non c'è, infatti rigore, c'è il calcio l'angolo per San Paolo. Buon cambio lato, Proietti a prendere velocità di assetto sulla destra, servito ora Proietti per andare al centro, apre il piattone, bello il cross a rimorchio, chiude però vedete il San Paolo, si continua a giocare Giovagnoli, sbagliato lo stop, arriva il tocco all'indietro, arriva anche il primo cepisco e quindi manda così gli spiegatori delle due squadre. Vediamo la diretta a 3-0 Grifone, che quindi va a contendersi la finale del 30 dicembre con lo Spezia Montesacro, prossimo match che partirà tra pochi istanti.